Parliamo subito della sua azienda, ce la regala un'istantanea? Sì, iBotics è una società internazionale, una multinazionale, il nostro prodotto è un prodotto industriale, siamo 150 dipendenti, due factory, oltre 1000 iBotics volano nel mondo, lavoriamo in Spagna, Messico, Svizzera, dovunque. Il suo ruolo nello specifico? Io sono il pilota in comando per iBotics Italia e sviluppiamo e lavoriamo anche nel settore ricerca e sviluppo. Per quel che riguarda il mondo, voi preferite chiamarli APR, non droni, da quello che abbiamo percepito durante questa serie di conferenze stampa. C'è l'impressione da esterni che ci sia stata una crescita esponenziale del mondo dei droni. Sì, c'è stata una crescita esponenziale, per un attimo è stata rallentata dalla nuova regolamentazione, che credo sia giusta per il fatto che comunque è un lavoro, non è un divertimento. In questo momento tutti parlano di droni, si stanno inserendo nel mercato professionale e credo che ci rimarranno. L'Italia e gli altri paesi, come ci posizioniamo in classifica? Secondo me a livello di tecnologia e a livello di esperienza siamo tra i primi. Normalmente a casa un ragazzo, un giovane, quando dice vado a lavorare, magari un genitore può aspettarsi che dica vado a fare l'impiegato del catasto, l'impiegato alle poste, in banca. Lei quando ha detto io mi interesso di droni, come hanno reagito i suoi? Beh, diciamo che la passione c'era sin da piccolo, però credo che bisogna aprire gli orizzonti, queste sono le nuove tecnologie, i nuovi lavori saranno molto dedicati alle nuove tecnologie, al drone, a quello che comunque è il contesto. Quando vede volare un drone, che cosa prova? Nel senso, lo guarda lavorativamente parlando oppure vaga anche con la fantasia? Quando lavoro lo guardo lavorativamente parlando, da esterno devo essere onesto, lo guardo con la fantasia perché comunque siamo riusciti a fare delle cose che obiettivamente 10 anni fa erano impensabili. Spesso si è parlato, a Natale, sotto Natale ad esempio, si parlava che il regalo dell'anno, dello scorso anno sarebbe stato il drone che il papà regalava al figlio. C'è una regolamentazione comunque incredibile da dover seguire. Lei che cosa ne pensa di questa importanza che viene data all'interno delle famiglie, non sotto il punto di vista lavorativo? Io credo che appassionare un bambino, un ragazzino che oggi inizia a guardare i droni sia una cosa molto positiva. La regolamentazione è giusta, ma non bisogna comunque andare a toccare quel mondo del modellismo che ha fatto crescere tutto ciò ed è stato punto di partenza di questo.